senti Roy, stasera alla chiesa gliele suoniamo? Gliele suoniamo, io più che altro lo devo dire, gliele trombiamo questa sera. No, e vabbè, questa sera penso che oltre a essere insomma un tema importante, immagino che sia anche un momento importante anche per un certo tipo di sinergia tra gente che comunque crede fortemente nei valori laici, no, del nostro Stato, della nostra Italia. Quindi è anche un momento unico anche nel genere, perché non è facile mettere insieme tutte queste persone, questi artisti. Per noi è una grande gioia. Poi, come hai visto, insomma, noi siamo abituati a suonare per strada e a divertirci così, insomma. Credere nei valori laici non vuol dire non credere comunque. No, non vuol dire assolutamente non credere, anzi, secondo me si rafforzano anche quelle che sono poi le giuste analisi, le giuste interpretazioni anche delle religioni, non solo quella cattolica, ma anche quelle che esistono nel mondo. Soprattutto se vai in giro ti accorgi che ci sono anche tante religioni e tante credenze che probabilmente sono meno guerrafondaie di altre, no? Cioè quelle che conosciamo, quelle più emerse, sono probabilmente quelle più pericolose, tra virgolette. Quindi devo dire che mi sono trovato benissimo in Kerala, che ne so, in India o in altri posti dove c'erano delle situazioni un po' più mescolate, come il Brasile, dove c'è una cultura animista e dove in effetti loro lì credono in Dio e hanno vicino a Dio, non sono vicini al Vaticano, ecco, vicino al Papa, per intenderci. Qual è la cosa che maggiormente rimproveri alla Chiesa? Quella che rimprovera la Chiesa è che il fatto che comunque si sia un po' allontanata da quello che erano i valori primordiali di quello che, insomma, diceva San Francesco, insomma, cioè le cose che si facevano ogni giorno, la loro missione tra la gente, tra il popolo stesso, il fatto di aver creato veramente un netto divario con quello che è la realtà di tutti i giorni. Io non sopporto la continua appelli a favore delle popolazioni bisognose, quando in effetti la Chiesa possiede uno dei più grandi tesori della terra. Quindi effettivamente basterebbe forse, come dice qualcuno, utilizzare neanche la metà, ma poco meno della metà, per poter veramente sfamare tante persone che in questo momento muoiono di fame. E noi che appoggiamo da sempre entità così forti che lavorano in Africa, in Kenya, come quella che è AMREF, no? Con gli amici dove andiamo a fare pozzi d'acqua, sinceramente ci sentiamo ogni tanto presi in giro, ecco, da questo tipo di messaggio che poi alla fine non è reale, cioè non è un messaggio reale, ma è un messaggio che in effetti è falsato da tutta una serie di contraddizioni. E poi a tutto questo ci aggiungi che vogliono anche l'8 per mille? Io l'8 per mille non l'ho mai dato alla Chiesa, piuttosto lo do veramente, ogni anno l'abbiamo destinato a cose diverse, l'abbiamo dato ai bambini ciechi, l'abbiamo dato a tante realtà che poi noi conosciamo in prima persona, che poi ci troviamo anche a lavorare con questa gente, ci troviamo a scambiare e a stare con loro nei momenti appunto dei day off, durante il tour, nei momenti di pausa dei concerti. Quindi l'8 per mille sinceramente andrebbe destinato piuttosto che alla Chiesa, in questo momento a gente che veramente fatica ogni giorno anche in maniera del tutto gratuita a favore di quelle che sono le persone più bisognose, vedasi Gino Strada, Emergency, tanto per citare qualcosa che in questo momento ho vivo, no? Nella mia memoria.